Buona domenica mattina a tutti gli appassionati del calcio dilettantistico da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Siamo pronti a trasmettervi in diretta dal campo Vittorio Angelucci in Sette Bagni, la 16ª giornata della prima categoria Girone D, che vede affrontarsi Colle Salario, squadra di casa in maglia bianca, e Sporting Real Aurelio in maglia rossa. Squadra di casa che arriva a questa partita dopo due vittorie consecutive. Nella 14ª giornata in trasferta ha vinto il derby contro il Fidene per 0-1 e ha vinto giornata scorsa nella 15ª contro il Mundial Football Club qui di fronte al proprio pubblico. Tre sconfitte consecutive invece per lo Sporting Real Aurelio che cerca la rivalsa. Si comincia allora ufficialmente con il primo pallone mosso dalla formazione ospite. Ci aspettano due tempi ovviamente da 45 minuti prima del verdetto finale, andato a dare un po' di fastidio all'impostazione in fase di non possesso, in fase di pressing. Adesso si alza anche Picca, recupera il pallone alto il Colle Salario. Picca, grande palla per Miracapillo, attenzione a Miracapillo! Colle Salario in vantaggio con il settimo gol stagionale di Miracapillo, la dormita difensiva con l'uscita palla al piede dello Sporting Real Aurelio. Allora 1-0 al nono minuto di gioco che scade in questo istante. In duetto tra Miracapillo e Magnacca. Ha cercato l'esterno, la palla per Miracapillo. Uscita però imprecisa dal suo mancino. Qui l'arbitro lascia giocare. Attenzione ancora Miracapillo. Tu per tu! Si divora la doppietta. Il gol del 2-0 aveva lasciato giocare il direttore di gara. E Colle Salario che ancora con la traccia verticale aveva servito il suo riferimento offensivo, che qui però non riesce a trovare lo specchio. C'è in qualche modo con il disturbo e con una sponda un po' difettosa da appoggiare dietro. Poi pallone di nuovo dello Sporting Real Aurelio. Curi ad anticipare. Attenzione perché la palla viene tenuta in campo. Poi Ruggini che deve ricominciare. Riesce a salvare la palla prima che esca sul fondo. Attenzione qui alla grande dormita difensiva. Bertocchi con l'uscita. Poi il pallone viene messo in rete per l'1-1 dello Sporting Real Aurelio. Qui grandissimo rischio corso dalla difesa del Colle Salario, ne ha approfittato Falappa per fare 1-1. Apertura sulla destra, trovato Trimboli che prova a toccare di prima, si sono fatti fallo tra di loro due giocatori del Colle Salario. Allora l'azione prosegue, attenzione qui alla grandissima risposta di Bertocchi che vale quanto un gol. Poi il gol arriva ma la posizione è irregolare. Bertocchi ha salvato il Colle Salario con la grandissima parata. Picca deve girarsi, ci riesce, la palla è toccata però da Pascolin, fallo laterale. Con le mani Cossu, lungo linea, arriva il duplice fischio, parziale di 1-1 allora all'intervallo. Era andato avanti il Colle Salario con la settima marcatura stagionale di Miracapillo, ha trovato il pareggio però Falappa. E sembrerebbe andare proprio Ruggini, la rincorsa del numero 4 che va verso l'incrocio dei pali, è un gol fantastico quello che riporta subito in apertura di secondo tempo in vantaggio il Colle Salario. È 2-1, grandissima trasformazione di Ruggini, tanto per la pericolosità del suo tentativo quanto per non perdere il pallone in quella zona del campo che avrebbe concesso sicuramente il contropiede agli ospiti. È proprio Sica che di testa sul rinvio tocca per Alzari, pallone di prima intenzione per Miracapillo, colpisce il palo, la palla poi rimbalza, pallone messo in calcio d'angolo, grandissima opportunità per il 3-1 del Colle Salario che si ferma contro il palo. Bravissimo Alzari di prima intenzione, Miracapillo a calciare contro però il legno. Si è rialzato intanto Zappala, era lui ad aver subito il fallo, sembra ancora un pochino dolorante. Si è ripreso il gioco, qui Ruggini vuole provare a chiudere su Pascoli che però si coordina benissimo per concludere. Qui la posizione è regolare e allora è 2-2. Il gol è assegnato Gallo, scusate il gioco di parole, 2-2. Ancora una volta il Colle Salario è rientrato in campo benissimo.
prendendo un po' alla sprovvista i propri avversari. Intanto qui attenzione alla posizione regolare e poi c'è un contatto in area di rigore, non assegna nulla il direttore di gara, campo, ma la palla è stata troppo lunga. Ancora da sottolineare l'ottimo lavoro e l'apporto di Miracapillo. Ecco ancora sempre il numero 9 che con il tacco prova la sponda su picca. Attenzione alla palla in verticale. Zappala entra in area di rigore, ha saltato vuoto. Zappala la ribalta. Lo Sporting Real Aurelio adesso è 2-3 per gli ospiti, che passano in vantaggio per la prima volta nell'incontro grazie alla marcatura di Zappala. È 2-3. Compagni, finale incandescente, nervi tesi, tanta elettricità. E fischia tre volte il direttore di gara. E allora termina qui la partita tra Colle Salario e Sporting Real Aurelio. Appuntamento a settimana prossima, quando il Colle Salario verrà ospitato dal Formello Calcio e quando lo Sporting Real Aurelio ospiterà il Vista Aurelia. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy.